Ciao, buongiorno a tutti. Una partnership iniziata nel 2015 con la riqualificazione dell'impianto a Taschun Katodi. Lì fu riqualificata tutta la pavimentazione della scuderia con piastra in gomma riciclata e il campo con un mix di sabbia fluviale e granuli di PFU. Andando avanti e sempre attenti a quello che è il benessere del binomio cavallo-cavaliere, nel 2017 è stato riqualificato l'impianto ad Orvieto, l'Happy Horse. Lì la sperimentazione è incentrata sul campo di lavoro. È stato riqualificato il campo con un fondo in piastre di gomma riciclata e per la parte drenante e il sopra in granuli di PFU. Fu ottimale per il lavoro in piano e per la disciplina del volteggio. E andando avanti, sempre con il coinvolgimento anche dell'Università di Perugia, la facoltà di veterinaria, è stata messa in atto una ricerca scientifica, sempre sul benessere del cavallo, appunto sullo sforzo del cavallo su queste pavimentazioni. È stata inoltre fatta una ricerca con un macchinario, l'Herlocator, che è un macchinario proveniente dall'America, che testa lo sforzo fisico e l'impatto che il cavallo ha al momento della posa dello zoccolo sul terreno. Il risultato è stato ottimale. Quindi, da questa sperimentazione, sempre con l'Università di Perugia, Facoltà di Veterinaria, con il professor Pepe, siamo andati oltre e abbiamo sperimentato un nuovo campo con un nuovo fondo, scusate, un nuovo fondo di campo con granuli di PFU e una percentuale di sabbia incapsulata sempre in granuli di PFU. Modificando leggermente il fondo drenante per avere maggiore grip. Questa sperimentazione per ottimizzare anche sulla disciplina del salto ostacoli. Infatti, questa parte del famoso terzo campo, così denominato, è stato poi testato in Fiera Cavalli a Verona con il campo allenamento per la Coppa del Mondo. Inoltre, sempre attenti al benessere del cavallo, è stata fatta anche una ricerca per la parte pneumologica. Perché noi sappiamo tutti che i campi in sabbia producono la silicosi. La silicosi è una malattia respiratoria che proviene dal silicio contenuto nella sabbia. I campi in gomma non hanno polvere, quindi sono ottimali non solo per le vie respiratorie del cavallo e del cavaliere, ma anche per l'istruttore in campo, perché poi se ci pensiamo bene è quello che ne subisce più di tutti, essendo a terra è quello che respira più polvere di tutti. Qui con i professori dell'Università di Perugia, la facoltà di veterinaria, è stata fatta una ricerca proprio sulla parte pneumologica. E coinvolgendo anche il Dipartimento di Igiene e Salute della ASL 1 di Perugia.